Modena al Museo Ferrara stiamo presentando il lavoro fatto congiuntamente da Mediobanca, l'Unione Camerale con l'Istituto Statistico Guglielmo Tagliacarne, che è fatto su 23 anni di analisi dei dati delle piccole e medie imprese. Sono imprese che appartengono a un cluster ben codificato che, per sintetizzare, si riporta ad aziende tra i 50 e i 500 dipendenti. Aziende che si dimostrano, dal rapporto che abbiamo visto di Mediobanca, molto resilienti, hanno affrontato le difficoltà del passato in modo molto più efficace rispetto alle grandi aziende. Teniamo presente che stiamo parlando comunque di aziende del family business, quindi aziende a conduzione familiare o che hanno comunque una proprietà che fa capo a un familiare, che sia il primo, secondo, terzo, qualcuno anche della quarta o della quinta generazione. Queste imprese hanno però stanno affrontando un mondo con delle criticità, lo stanno affrontando positivamente perché si dimostra che continuano a investire. Questi investimenti portano a maggiore capacità di penetrazione nei mercati esteri e questo ce lo fa vedere il fatto che negli ultimi 3 anni le imprese di questo tipo sono molto più competitive rispetto anche alle imprese straniere all'estero. Abbiamo aumentato bene le quote di export. Le difficoltà sono riferibili soprattutto a difficoltà, ci sono quelle geopolitiche, ma per parlare di difficoltà economiche c'è quella del mismatch del reperimento delle persone, c'è quello della stabilità dei prezzi dell'energia, c'è quella della cyber security e ce ne sono altre che vengono illustrate molto compiutamente in questo lavoro. Quindi io credo che questo sia qualcosa che ci dà prospetticamente, perché poi si parla di 23 anni, di più di 23 anni di dati, quello che è la tendenza che le imprese stanno vivendo e anche ci indica le strategie per affrontare il futuro, anche sotto il profilo delle unioni camerali, delle camere di commercio, di quello che le istituzioni possono fare.